Ciao a tutti amici, bentornati su Stagioni e bentornati nella nostra rubrica Parliamo di libri. Oggi parliamo di un libro che mi ha, non tanto un libro, ma una scrittrice che mi ha consigliato una di voi, un'amica iscritta, Rosaria, e la ringrazio molto perché mi ha fatto conoscere questo libro. E questa scrittrice di cui non avevo mai letto nulla e devo dire che mi è piaciuta molto. Il libro di cui vi parlerò oggi è questo, L'ultimo ospite di Paola Barbato. Adesso, come sempre, voi lo vedete storto, specchiato, ma poi vi metto la foto col libro dritto. Allora, Paola Barbato, io non la conoscevo come scrittrice, so che è una sceneggiatrice, una scrittrice di fumetti, di storie di fumetti del mitico Dylan Dog, che è un fumetto che tutti quelli della mia generazione hanno letto e amato. E lei, insomma, è nata lì, ha iniziato, credo, come fumettista, come sceneggiatrice di questo fumetto, e poi si è dedicata anche alla scrittura di thriller, avendo molto successo, perché devo dire, è molto talentuosa in questo genere. E il libro mi è piaciuto molto. E tra l'altro ho scoperto che Paola Barbato è milanese di nascita, però vive a Verona, quindi è una mia concittadina. E anche il suo compagno, che è veronese proprio di nascita, fumettista anche lui. Chissà, magari li ho anche visti, vedendo la sua foto, non, il suo viso non mi è nuovo, magari quando lavoravo in negozio, chissà, l'ho anche vista. Non lo so, mi sembra una persona che comunque ho già visto, non in TV, sui giornali, su internet, perché comunque io non la seguivo fino alla lettura di questo libro, ma mi sembra un viso conosciuto, chissà. Vabbè, chiusa questa parentesi, iniziamo a parlare di questo libro. So che lei ne ha scritti altri che hanno avuto molto successo, e so che i suoi ammiratori hanno definito questo, che è l'ultimo libro del 2021, diverso dagli altri. Alcuni sono rimasti un po' perplessi perché lei cambia un po' stile qui in questo libro. Non so se gli altri siano thriller con una storia, con una trama in cui c'è la presenza di violenza, di spargimenti di sangue, di omicidi. Perché questo che io ho letto è stato definito un thriller più soft rispetto agli altri, quindi probabilmente negli altri c'è questo aspetto della violenza più marcato. Non lo so, a me non piacciono i libri in cui vengono descritti omicidi, stupri, queste cose. Mi piacciono i thriller, mi piacciono le storie misteriose, però non la violenza esplicita. Io, da persona altamente sensibile quale sono, non mi piace, mi mette ansia, mi mette una brutta sensazione. Quindi io questo l'ho apprezzato, anche se anche in questo, nella parte finale, non vi voglio fare anticipazioni, però insomma, sono descritte delle cose non proprio piacevoli, ecco. Però per tutto il libro, no. C'è un'atmosfera misteriosa, ci sono delle cose suggerite, delle cose che potrebbero essere poi non sono, o che invece sono, e quindi mi è piaciuto per questo. E quindi non l'ho trovato particolarmente violento, e questo, diciamo, l'ho apprezzato. È un mio limite, però io non guardo film violenti, non leggo storie di violenza, e
non mi piace. Tra tutte le varie trame che ho letto di questa scrittrice per scegliere il libro, questo, l'ultimo ospite, io sono partita da questo che è l'ultimo libro che lei ha scritto perché era quello che mi incuriosiva di più, proprio per gli argomenti. Perché? Perché parla di una casa antica, isolata in un giardino, in un vecchio giardino, parla di un'anziana signora morta all'interno di questa casa e chi lo sa se magari non ci sia in quelle mura la sua presenza, il suo fantasma, parla di scricchioli, di case vecchie, di case vuote e di cose che potrebbero essere e invece non sono, o invece sì, chi lo sa. Insomma, io ho letto questo e ho deciso di iniziare da questo libro. Qui dice: questa non è una storia di fantasmi. In certi momenti lo sembra. È la storia degli scricchiolii nelle case vuote. È il vento. Una porta che si chiude. Non è niente. Potrebbe essere tutto. E quindi questo mi ha incuriosito tantissimo e ho deciso di leggerlo. Ma adesso vi racconto brevemente di che cosa parla questo libro senza fare anticipazioni. Allora, troviamo due protagonisti, Flavio e Letizia, a cui devo dire ci si affeziona subito perché sono descritti in maniera profonda, precisa e alla fine del romanzo sembra davvero di conoscerli, sembra davvero che queste due persone siano persone reali che abbiamo conosciuto durante un paio di settimane nella nostra vita reale. E questo è già un grande pregio di un romanzo, di uno scrittore. Già dalle prime pagine si entra in relazione, in confidenza con i protagonisti, ci si affeziona. Io mi sono veramente affezionata a questi personaggi. E insomma, troviamo Letizia e Flavio che accettano un lavoro di inventario, perché Flavio è un notaio, un famoso notaio, e Letizia è la sua assistente. E poi c'è anche una terza protagonista che a me è piaciuta tantissimo ed è stato uno dei motivi per cui ho scelto di leggere questo libro. E questa terza protagonista è una cagnolona di 15 anni che si chiama Zora ed è il cane di Letizia. E avrà una parte importante in tutto il romanzo. La scrittrice Paola Barbato è un amante dei cani, ha tre cani e si capisce benissimo da come descrive il comportamento di questi animali che li ama molto, chiusa parentesi. E quindi il notaio Flavio accetta questo incarico da parte degli eredi di un'anziana nobildonna, Adalgisa Grisenti, che muore novantenne nella sua villa, in un'antica villa, e non lascia eredi perché non ha figli, non lascia eredi diretti, ma c'è una marea di cugini, di nipoti, di secondo, terzo grado che si stanno scannando tra loro per avere l'eredità. Per dividersi l'eredità di questa zia antipatica, in realtà odiata da tutti perché persona molto molto austera, molto snob, che non dava assolutamente confidenza, che nessuno andava mai a trovare, e ovviamente alla sua morte lei non lascia il testamento, non lascia eredi diretti, e quindi questi cominciano a scannarsi, cominciano le battaglie legali per avere l'eredità.
finché decidono di affidare tutto, mettere tutto nelle mani di un notaio, perché non essendoci un testamento è la legge che deve dividere in quote uguali tutta l'eredità, quindi la villa, gli oggetti d'arte all'interno e i soldi che probabilmente l'anziana zia teneva in banca o nascosti da qualche parte all'interno della vecchia dimora. Quindi in realtà sembra un incarico come tutti gli altri. Flavio e Letizia fanno le valigie e decidono e sono costretti a trasferirsi per qualche giorno in questa proprietà per fare l'inventario. Secondo la legge gli addetti all'inventario non possono lasciare la proprietà fino alla fine del lavoro, quindi quando avranno inventariato tutti i beni all'interno della casa potranno uscire, ma mentre stanno svolgendo questo lavoro nessuno può entrare e nessuno può uscire per ovvie ragioni, perché qualcuno può portarsi via qualcosa di valore. Pena la radiazione dall'albo del notaio, e quindi una pena molto severa, perciò Flavio ci tiene molto che tutto sia in regola, che tutte le chiavi siano state consegnate a lui, che non entri nessuno e che il lavoro venga fatto a regola d'arte. E questo dell'entrare ed uscire delle chiavi sarà un problema durante tutto lo svolgimento del libro, del romanzo. E quindi sembra un incarico come tutti gli altri, come tanti altri, ma invece quando i protagonisti arrivano alla villa si accorgono dopo qualche ora che c'è qualcosa di strano. Prima di tutto il cane di Letizia non vuole mettere piede all'interno della casa, si rifiuta categoricamente di entrare. E poi ci sono degli strani rumori. Durante la notte il cane si sveglia, vuole uscire, come se sentisse qualcosa, la presenza di qualcuno nel grande giardino, e ad un certo punto, durante la prima sera, Letizia vede nella bocca di lupo del seminterrato accendersi una luce azzurra. Una luce misteriosa che sembra un fuoco fatuo, e la cosa è decisamente inquietante visto che nella villa non c'è nessuno, ci sono solo loro e in quel momento erano all'esterno. Non c'è nessuno a meno che non ci sia il fantasma della vecchia proprietaria Adalgisa Grisenti, morta da poco. E perché poi le cose cominciano a complicarsi, cominciano ad andare male. Durante l'inventario, che sembra un lavoro semplicissimo, bisogna guardare, catalogare e scrivere su un registro tutti gli oggetti presenti nella villa, c'è sempre qualcosa che non va. Succede qualcosa, ci sono degli intoppi, ad un certo punto i protagonisti rimangono addirittura chiusi dentro in uno sgabuzzino dove c'è la caldaia, e poi si sentono male, insomma sembra proprio che qualcuno o qualcosa non voglia che venga fatto questo famoso inventario. Ma chi sarà? Saranno spiriti o saranno persone in carne ed ossa? E questo non ve lo dico perché ovviamente dovrete leggere il libro. Allora, devo dire che questo libro non è assolutamente scontato, non c'è nulla di scontato. La soluzione del mistero non si capisce fino alla fine. Per tutta la durata del libro si sta in bilico tra il credere una cosa o l'altra. Cioè, credere che nella villa ci sia effettivamente qualcosa di inquietante, qualcosa di molto strano e pericoloso,
il credere che tutti questi passi, questi rumori, questi indizi che vengono trovati non siano altro che fantasie di Letizia. Letizia, che era un'ex scrittrice di romanzi gialli, quindi ha molta molta fantasia, che è finita in disgrazia ed è stata assunta da Flavio come assistente. Una semplice ciocca di capelli che per Letizia poteva costituire la prova di un assassinio avvenuto nella villa, per Flavio o per il lettore potevano essere semplicemente il ricordo dei capelli di una nipotina dell'anziana signora deceduta. E quindi tutto il libro è giocato in bilico tra i fatti che potrebbero essere veri e fatti che potrebbero essere pure e semplici fantasie di una mente molto attiva come quella di Letizia. Anche il rapporto tra Letizia e Flavio è molto particolare. Non si cade nella solita storia d'amore a lieto fine tra i due protagonisti, ma si scopre pian piano un rapporto diverso da quelli classici che siamo abituati a trovare nei libri, un rapporto di mutuo soccorso. Anche perché Flavio e Letizia sono una coppia veramente mal assortita. Lui è un uomo bellissimo, pieno di ammiratrici, un notaio di successo famoso che è andato anche in TV, una persona molto elegante che si veste con ricercatezza, un uomo gioviale, razionale, molto positivo, un uomo sicuro di sé all'apparenza. E lei invece è una donna brutta, insignificante, che ha avuto dei grossi problemi nel passato, è finita appunto in rovina, in disgrazia, ansiosa, prende delle gocce contro l'ansia, ipersensibile, insicura, innamoratissima di questo uomo, che però lei considera inarrivabile. E il rapporto si svilupperà in maniera davvero inconsueta, ma alla fine molto molto delicata, il finale è molto bello, mi è piaciuto molto e ovviamente non ve lo voglio anticipare. Adesso vi voglio leggere, come sempre, un breve brano per farvi un po' capire l'atmosfera del libro. Allora, qui descrive un po' i protagonisti, siamo all'inizio del libro. Letizia Migliavacca scriveva al computer che sembrava un fulmine. Non aveva fatto gli studi necessari per lavorare da un notaio, anche se aveva studiato, questo sì, e con il tempo aveva acquisito competenze di netto superiori a quelle di gran parte del personale. Ma lo stesso, sulla carta restava poco più che una segretaria. Per questo là dentro tutti ce l'avevano con lei e non capivano perché fosse stata assunta. I più anziani avevano iniziato a lavorare con il padre di Flavio Aragona, anche lui notaio, quando lo studio era piccolo e consociato. Erano rimasti fino al passaggio di testimone, alla pensione del vecchio e all'affermazione prepotente del figlio. Flavio lo amavano tutti, perché era un uomo buono, retto, onesto, intelligente, non aveva un difetto al mondo. Adoravano che si vestisse con abiti bizzarri, trovavano che invecchiasse meravigliosamente e ora che aveva superato i 40 si commuovevano per i suoi regali di Natale mai banali, per il fatto che fosse sempre il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. Ma non capivano perché avesse dato lavoro a Letizia Migliavacca. Perché prendersi per assistente una donna brutta, grassa, sgraziata, che non sapeva vestirsi e parlare in pubblico? Una donna dal passato controverso, ambiguo, finita sulle pagine di cronaca nera, del tutto impreparata ed incompetente. Perché proprio lei e non, che so, una modella svedese che non sapesse una parola di italiano, ma che almeno non sfigurasse accanto a lui? Nessuno aveva chiesto niente, però.
e non era volata nemmeno mezza battuta. Il rispetto innanzitutto. Ma Letizia lo sapeva che cosa pensavano di lei. Non era la prima volta che la gente la guardava così. Anzi, faceva fatica a ricordare un'occasione in cui non fosse successo. E già qui Letizia non può non suscitare simpatia per questo suo modo di essere sgraziata e considerata brutta e odiata dal personale dello studio. E un'altra cosa interessante è che Letizia ha un alter ego, ha una vocina interna che si chiama Medina, che è proprio il suo alter ego, che è la sua parte fantasiosa e paranoica, che ogni tanto la Letizia, quella razionale e presente a se stessa e lucida, deve zittire. Però bisogna dire che molto spesso Medina ha ragione. E adesso vi voglio leggere questo ultimo brano in cui si respira un'aria di mistero. Letizia è uscita di notte perché Zora, il suo cane, si è svegliato nel cuore della notte e ha voluto uscire nel parco. Puntò la luce oltre il portico, cercando di vedere dietro l'angolo della casa. Magari il cane aveva fatto il giro come quel pomeriggio. A mezzo metro da terra c'erano le bocche di lupo del seminterrato, sigillate anch'esse. Il riflesso della torcia le andò negli occhi. Distinto abbassò il telefono e la vide. Una luce azzurra. Per un attimo solo, al di là del vetro. Prima c'era, poi non c'era più. Letizia sentì il caldo salire alla testa e poi scappare via. È lei. È la vecchia. È la vecchia che sa tutte le cose brutte che ho pensato di lei. Cercò di riacchiappare la razionalità, che era lì poco prima, c'era, ne era sicura, ma la paura si stava allargando come un incendio col vento a favore. Letizia era scomparsa e solo Medina imperava. Ora svengo. Se fosse svenuta, Flavio avrebbe dovuto soccorrerla da solo al buio con quella luce azzurra. Cos'era davvero? Se non l'occhio di Adalgisa Grisenti, cosa? Nel seminterrato della casa. Allora Letizia si prese una ciocca di capelli e tirò forte, 2-3 volte, tornando ogni strattone più presente, fino a quando una luce fortissima la investì. Flavio aveva acceso gli abbaglianti della 500, che sparavano dritti verso la metà deserta del parco. E là in mezzo c'era Zora, ferma immobile davanti a un albero, uno dei pini secolari, forse lo stesso sotto cui aveva cercato di scavare, contrariando Paloma Ferri. La coda dritta, la zampa destra anteriore che voleva alzarsi ma non osava. Sta cercando di puntare. Zora, la chiamò piano Flavio, senza ottenere risposta. Non ti sente, devi andarle più vicino. Letizia si era mossa, la sensazione di svenimento che rimaneva lì. Sperava di starsi sognando tutto. I piedi bagnati, il rumore del ghiaietto, la macchia bianca del cane che era sempre più vicina. La raggiunse con la torcia abbassata e le toccò il dorso. Zora si voltò di scatto, mostrando i denti, con un ringhio profondo che non le apparteneva. «Ma Zora, sei matta? Sono io!» Il ringhio smise insieme al tremito e la coda cominciò ad andare. Flavio le raggiunse e le diede in mano il telefono. «Tieni, faccio io!» Poi prese Zora in braccio, come si sarebbe fatto con una principessa, e si incamminò verso la dépendance. Per favore spegni tu l'auto e poi rimetti le chiavi nella tasca del cappotto, che se si scarica la batteria è un guaio, col fatto di non poter far entrare nessuno, resteremo bloccati qui. Resteremo bloccati qui. In un altro momento le sarebbero risuonate come parole rosee. Ora avevano un significato lugubre, che non le piaceva, come non le piacevano quel parco e quella villa e la sua luce azzurra nel seminterrato. Bene, quindi questo è l'ultimo ospite di Paola Barbato, PM Edizioni. Io ve lo consiglio come libro per l'estate, per passare in maniera misteriosa le vostre serate estive in giardino, sulla spiaggia, al lago, in montagna. Questo secondo me è l'ideale.
una pagina tira l'altra e non riuscirete a staccarvi fino alla fine. Ad un certo punto c'è anche il punto di vista di Zora, che svelerà alcuni misteri. E quindi io l'ho trovato un libro molto originale per la trama, per come è scritto e per i personaggi, mai banali. Quindi mi è piaciuto, ve lo consiglio, ringrazio Rosaria per avermi consigliato questa scrittrice, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!